Vai, 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 vediamo, pronti? Uno, due, tre. Funziona! Ho inventato il 3D! Ho inventato il 3D! Ho scoperto il 3D! Ciao sviluppatore, scusa l'introduzione un po' enfatizzata. Come da titolo, oggi andiamo a vedere come sfruttare le caratteristiche del Solar 2D per rappresentare un solido in tre dimensioni. Come hai potuto vedere dall'anteprima, si tratta di un cubo, che è la figura 3D più facile, ma che è al tempo stesso rappresentativa per qualsiasi altro parallelepipedo, con i dovuti accorgimenti del caso. E d'ora in poi ci riferiremo all'oggetto chiamandolo cubo o solido, mentre useremo il termine poligono o faccia ogni volta che staremo parlando di una o più sue singole facce. La difficoltà che il compito ha rappresentato per me non sono state tanto matematiche, e se mi segui da un po' avrai già sentito che la trigonometria è il mio amore, quanto più che altro legate alla sua rappresentazione a video. Come vedremo tra poco, infatti, ho usato 6 display image e, come tutti gli oggetti di tipo display, l'ultimo che viene inserito nella scena è quello che sta più in primo piano, quindi fondamentalmente se ne frega del fatto che deve stare dietro a un altro se in realtà è stato inserito in primo piano. Quindi, almeno per me, la difficoltà maggiore è stata creare un algoritmo ad hoc che valutasse le posizioni in profondità delle facce l'una relativamente all'altra e le reinserisse nella scena nell'ordine giusto. E devo dire che sono molto soddisfatto perché ho trovato una soluzione abbastanza leggera in termini di calcolo, e non credo di essermi inventato niente di nuovo, ma ho dovuto adattarlo alle mie necessità e per me è stato un piccolo successo personale, devo dire la verità. Per quello che riguarda invece la distorsione che hai visto dalle immagini, ovviamente è dovuta all'effetto di prospettiva che ho aggiunto ed è resa possibile dal metodo path che implicitamente si portano dietro. Vediamo l'API del Corona Labs direttamente. Se dicevo, il metodo path se lo portano dietro implicitamente i display object e permette di stirare e deformare le proprietà x e y dei vertici di un display object. Io ho solo adattato quelle proprietà alle trasformazioni 3D. Ovviamente nulla di ciò che vedi ha a che fare con le proprietà rotation oppure alle transition, insomma, è solo, diciamo, genuina grafica 3D fondamentalmente. Comunque, ecco, qui ti fa vedere che attraverso il metodo path si può andare a distorcere ogni singolo vertice di ogni display object del Solar 2D. Quindi, prima di vedere il programma in sé per sé, secondo me è il caso di andare a fare una piccola panoramica sulla grafica 3D e sulla logica che sta dietro al motore grafico, permettimi il termine, che sta alla base di questo programma. Magari avrai già cercato di informarti sulla grafica 3D, se sei un informatico, mi chiedo come tu non l'abbia mai fatto. E ti sarà imbattuto nelle matrici di trasformazione. Ecco, tra le altre cose, diamo un'occhiata rapida, ma illuminante, secondo me, anche a quelle. Se l'argomento non ti interessa, salta a qualche minuto più avanti nel video. Abbiamo il nostro piano 2D con l'asse X in orizzontale e l'asse Y in verticale. Questo perché diamo per scontato che stiamo guardando un solido da davanti. Nel caso guardassimo il solido di profilo, avremmo l'asse Y sempre in verticale, ma in orizzontale avremmo l'asse Z. Se invece guardassimo lo stesso solido da sopra, avremmo l'asse X in orizzontale e l'asse Z in verticale. Visto che a seconda del punto di vista un qualche asse viene sostituito da un altro, nel programma ho utilizzato solo due funzioni per trasformare le coordinate, passando come parametri X, Y o Z a seconda del punto di vista che esso elabora di volta in volta, come vedremo anche più avanti nel programma vero e proprio. Abbiamo un punto P di coordinate x e y, il quale è inclinato relativamente all'origine di un angolo alfa, e da quindi coordinate x uguale r per coseno di alfa e y uguale r per seno di alfa. Questo punto ruoterà di un angolo beta e dobbiamo stabilirne le nuove coordinate x' e y', le quali, giacendo sulla stessa circonferenza,
intuitivamente saranno x' uguale r per coseno di alfa più beta e y' uguale r per il seno di alfa più beta. La trigonometria ci insegna che il coseno e il seno della somma di due angoli possono venire scritti in una forma che svincola un angolo dall'altro, anche se la scrittura risulta più complessa. È l'unico modo però che ci permetterà di eseguire calcoli solo in funzione dell'angolo beta e delle coordinate di partenza, senza tener conto della rotazione iniziale dell'oggetto e della sua distanza dall'origine, che sarebbe il raggio. Così facendo, le variabili nel nostro programma, che tengono conto della x e della y del poligono, verranno sempre rimpiazzate con le nuove appena calcolate, in modo da avere nuovi punti di partenza per la rotazione successiva. La prima formula esplicita è questa: r moltiplicato per il prodotto dei coseni dei due angoli meno r moltiplicato per il prodotto dei seni dei due angoli. Per rendere tutto in funzione di beta serve far sparire r e il seno e il coseno dell'angolo alfa. Se x è uguale a r per il coseno di un angolo, allora il coseno di un angolo è uguale a x fratto r. Analogamente, il seno di un angolo può essere sostituito da y fratto r. Trasformiamo coseno alfa e seno alfa con x fratto r e y fratto r. Nei due polinomi adesso c'è una r a denominatore che elide quella a numeratore. Rimangono solo la x e la y che moltiplicano il coseno e il seno dell'angolo beta. Obiettivo raggiunto: la nuova ascissa di uno dei punti del poligono dipende solo dalle sue precedenti coordinate e dall'angolo che esprime di quanto è ruotato il poligono. Lo stesso procedimento va applicato alla y. Secondo la trigonometria, il seno della somma di due angoli equivale al raggio moltiplicato per il prodotto tra coseno del primo angolo e il seno del secondo. Il tutto va sommato al raggio che moltiplica il prodotto del coseno del secondo e del seno del primo. Paradossalmente è di gran lunga più facile a leggersi che non a dirsi. Allo stesso modo, sostituiamo ciò che tiene traccia di alfa con il rapporto tra x ed r e y ed r. Analogamente a prima, abbiamo delle r a numeratore che elidono quelle a denominatore. Alla fine risulta che la nuova y dipende dalla vecchia x per il seno di beta, il tutto sommato alla vecchia y per il coseno di beta. Quindi, visto che le nuove coordinate della prossima ipotetica rotazione dipenderanno solo dalle precedenti coordinate e dall'angolo di cui ruoterà, dopo ogni calcolo dobbiamo sempre sovrascrivere le vecchie coordinate con le nuove coordinate appena calcolate. Quindi, continuando a utilizzare questa schermata come riferimento, imponiamo che x assuma il valore di x' e y assuma il valore di y', e ai fini del programma che stiamo per vedere questo ci basterebbe. Tuttavia, per chiarire alcuni concetti della grafica 3D, andiamo anche a vedere il motivo per cui le matrici di trasformazione che di sicuro hai incontrato anche su internet contengono quei precisi elementi trigonometrici, e magari ti sei chiesto perché, come ho fatto io del resto, sempre piangendo. Un punto in una qualsiasi posizione dello spazio può essere rappresentato da un array che contiene al primo indice il valore x, al secondo indice il valore della y e al terzo indice il valore della z. La matrice di trasformazione della vista frontale del piano XY, che è la trasformazione che abbiamo appena visto, è composta dagli elementi che vedi a video. Dato un vettore V e una matrice M, la moltiplicazione tra il vettore e la matrice segue la regola riga per colonna. Quindi noi moltiplicheremo V1 con M11, poi V2 con M21 e V3 con M31. Non basta però, la regola prevede che tre risultati vadano sommati. V1 contiene x, mentre M11 contiene coseno di beta, il risultato è x per coseno di beta. Più V2 contiene y, mentre M21 contiene meno sen beta, il risultato è meno y per sen beta, quindi non sarà sommato, ma sarà sottratto. Più V3 contiene z, mentre M31 contiene 0, il risultato è z per 0, che sarebbe 0 e quindi è irrilevante per la somma. Come dicevo, vanno sommati, lo abbiamo fatto, il risultato, che altro non è che la nuova posizione in x, è
x per cos beta meno y per sen beta, proprio come la nostra formula calcolata trigonometricamente. Per la nuova y moltiplichiamo il vettore v per la seconda colonna della matrice, ricordandoci sempre di sommare i tre risultati. V di 1 contiene x, mentre m 1, 2 contiene sen beta, il risultato è x per sen beta. V di 2 contiene y, mentre m 2, 2 contiene coseno di beta, il risultato è y per coseno di beta. V3 contiene z, mentre m32 contiene 0, il risultato è z per 0, che è uguale a 0 ed è irrilevante per la somma. Sommiamoli tutti e tre, nuova y è uguale a x per seno di beta più y per coseno di beta più 0, che è irrilevante, quindi non ci si mette, proprio come la nostra formula trigonometrica. Anche se a noi la z, nell'esempio che abbiamo fatto, non interessa, andiamo a giustificare la terza colonna della matrice di trasformazione. Per la nuova z moltiplichiamo il vettore v per la terza colonna della matrice, sommando poi tre valori rilevati, proprio come abbiamo fatto per le altre coordinate. V1 contiene x, mentre m13 contiene 0, il risultato è x per 0, che fa 0. V di 2 contiene y, mentre m23 contiene 0, il risultato è y per 0, che fa 0, e quindi sono irrilevanti ai fini della somma. V3 contiene z, mentre m3 contiene 1, il risultato è z per 1, che fa z. I primi due termini valgono 0 e non sono rilevanti ai fini della somma. Questo significa che ruotando un solido sull'asse z cambiano solo le x e y, come abbiamo visto con la trasformazione, e le coordinate z moltiplicate per 1 rimangono tali e quali a prima. Intuitivamente è perfetto, poiché l'asse z di un device è quello che idealmente cade perpendicolare sullo schermo. Quindi veder ruotare un solido su quell'asse comporta vedere i suoi vertici ruotare in un cerchio, la z non cambia. Le altre matrici di trasformazione, che non vediamo qui perché credo che già abbiamo fatto un bel passo, sono riferite alla rotazione sull'asse x e sull'asse y, per cui la colonna fatta di 0, 0 e 1 sarà la prima colonna nel caso della rotazione sull'asse x, in modo tale che le coordinate x rimangano invariate, e la seconda colonna nel caso della rotazione sull'asse y, tale che solo le coordinate y rimarranno invariate. Ora che ti è chiaro, spero, almeno, il perché le matrici di trasformazione sono rappresentate così, non credo che avrai problemi nel capirle quando le incontrerai in un qualsiasi sito di grafica 3D. Ora che abbiamo visto un po' più nel dettaglio i calcoli alla base della grafica 3D, potremo sicuramente capire meglio il programma e le sue funzioni più cruciali. Il programma in sé è inserito in una scena, come sono solito fare da un po' di tutorial in qua. Abbiamo la solita dichiarazione iniziale delle variabili. Tra queste spiccano debug mode, che se impostato true abilita dei gruppi di codice che mi sono serviti all'inizio per capire l'effetto delle modifiche al programma, visto che ho rappresentato sei facce identiche, mi serviva sapere almeno quale fosse la prima, e in questo modo ho agito. Poi abbiamo squares. Squares è un vettore che conterrà praticamente le texture delle facce, e quindi praticamente squares è un vettore di oggetti. Abbiamo average z, importante per consentire di rilevare la posizione in z delle facce. E poi abbiamo half side, che userò come unità di misura per i lati delle facce del cubo. Il lato di ogni faccia del cubo sarà lungo due volte half side. Poi c'è angle, che è l'incremento di rotazione di ogni fotogramma. Sarà più o meno enfatizzato dal valore memorizzato nella variabile multiplier, premendo i tasti a schermo più e meno. Alfa, beta e gamma sono gli angoli di rotazione rispettivamente nei piani XY, YZ e XZ. Max Objects è il numero di spigoli o di vertici, la stessa cosa. In scena abbiamo 6 facce per 4 spigoli e fa 24. Se dovessimo rappresentare una figura più grande dovremmo andare a variare questo numero. Ovviamente questo è un programma fatto su misura per noi, se dovessimo fare un programma più complesso dovremmo andare a ritoccare alcune cosine. E poi c'è distance, che praticamente terrà conto della distanza del cubo dall'osservatore, e qui abbiamo dei vettori molto importanti, vettori, tabelle, chiamali come vuoi, object x, object y, object z, che se li pronunci più volte di fila ti si sloga la mascella,
e memorizzeranno rispettivamente le coordinate x, y e z di ogni vertice del cubo. Dopo ogni rotazione i valori memorizzati saranno sostituiti dai nuovi appena calcolati, come abbiamo visto nella grafica di poco fa, quando abbiamo parlato delle matrici di trasformazione. Il resto delle variabili che vedi sono marginali o label di testo che fungono da pulsanti per rendere il programma un minimo interattivo e o comunque oggetti per eventuali test, non sono fondamentali. Allora, in questa trentina di righe che vedi qui, cerchiamo di inglobarle tutte, impostiamo uno per uno i vertici del nostro cubo. Half side è mezzo lato e non c'è nessun problema a capire questo. Quello che può spiazzare un po' a prima vista sono gli 1 e i meno 1 che vedi su tutta la pagina. Se consideriamo che la nostra origine dello spazio 3D avrà coordinate x0, y0 e z0 e sarà al centro dello schermo, i punti che si trovano a 1 sono dal lato dei positivi del rispettivo asse, mentre i meno 1 staranno dal lato dei negativi. È molto bello poter parlare di positivi e negativi così, semplicemente fuori da un contesto pandemico. E ricordiamoci che siamo nel maledettissimo 2020. Visto che gli 1 e meno 1 moltiplicano half side, un lato sarà largo 1 per half side meno meno 1 per half side, e cioè half side più half side, visto che i due meno diventano più, e quindi due volte half side, ovvero in italiano due volte mezzo lato, quindi la larghezza di un lato. Vediamo velocemente come il Solar 2D impone di considerare i vertici di un display object. Questo è potenzialmente lo schermo di un qualsiasi device. Vado veloce, lo conosci. Nel vertice in alto a sinistra abbiamo, come già sai, x uguale a 0, y uguale a 0, mentre nel vertice in basso a destra abbiamo x uguale larghezza massima del device e y uguale altezza massima del device. Noi forzeremo il programma per far sì che l'origine x uguale a 0, y uguale a 0 coinciderà con il centro dello schermo, altrimenti il nostro cubo verrebbe visualizzato in alto a sinistra e per tre quarti fuori. La z dell'origine e ogni altra z di cui parleremo, come puoi facilmente immaginare, è virtuale, poiché un device o un qualsiasi schermo, anche una TV, non hanno z. La z vale 0 e coincide con la superficie del display. Dallo schermo in direzione del nostro viso abbiamo virtualmente le z negative, mentre in profondità nello schermo abbiamo sempre virtualmente le z positive. Il Solar 2D, come puoi vedere anche sul sito ufficiale, vuole che il nostro quadrato abbia i vertici numerati come vedi in figura. P1 è il primo in alto a sinistra e gli altri tre in senso antiorario a partire dal primo. Il non rispettare ciò comporta una rappresentazione del display object che useremo come texture in maniera non prevista. Se per esempio dessimo per scontato che il primo vertice è quello in alto a destra, la faccia frontale del nostro cubo mostrerebbe la sua texture già ruotata di 90 gradi all'avvio del programma, e fai le tue prove se non ci credi adesso quando avrai il mio programma copiabile sul sito, fai le tue prove e verifica. Quindi lasciamo un attimo perdere il fattore half side che hai visto sul programma e concentriamoci sugli 1 e sui meno 1 che hai visto in quella tabella lì. In un quadrato, come in figura, in uno spazio 3D, P1 avrebbe coordinate x uguale meno 1 e y uguale meno 1, poiché le sue coordinate si trovano nel quadrante dei numeri che un device con l'origine imposta al centro schermo ritiene negativi. P2 avrebbe coordinate x uguale meno 1 e y uguale a 1, perché la x è dalla parte delle x negative, mentre y è dalla parte delle y positive. P3 avrebbe entrambe le coordinate positive e P4 avrebbe x positiva e y negativa. La z, come dicevamo, è solo virtuale, ma a noi serve immaginare quei punti con tre coordinate, quindi stiamo per modificare la nostra figura per adattarla ai nostri scopi. Trasformiamo la nostra immagine. Ora l'angolo in alto a sinistra, quello in basso a destra, l'origine e virtualmente tutti i punti del nostro device hanno anche una coordinata z che a livello dello schermo del device è 0.
Se quello fosse un quadrato in uno spazio 3D appoggiato sul piano XY, le coordinate X e Y sarebbero quelle che abbiamo appena visto, e la Z sarebbe 0. Niente di drammatico, no, finora. E nemmeno adesso. Siccome però questo quadrato per noi è la faccia frontale di un cubo che sporge dallo schermo, la Z di P1 vale meno 1, come del resto anche le Z di P2, P3 e P4. Senza farla troppo lunga, immagina ogni faccia sugli altri piani e da lì capirai tutti gli 1 e meno 1 della tabella nel programma. Ok, visto il secondo intermezzo grafico che abbiamo appena osservato, andiamo a riguardare un secondo la nostra disposizione di queste tabelle. Allora, Object X agli indici da 1 a 4 conterrà le coordinate dei quattro vertici della faccia frontale. Object Y da indici 1 a 4 conterrà le coordinate Y dei vertici della faccia frontale, e sono 4 anche questi. Object Z agli indici da 1 a 4 conterrà le coordinate Z dei quattro vertici della faccia frontale. Gli stessi tre vettori agli indici da 5 a 8 conterranno le coordinate X, Y e Z della seconda faccia, che io ho considerato quella posteriore. Gli stessi tre vettori agli indici da 9 a 12 conterranno le coordinate X, Y e Z della terza faccia. Gli stessi vettori agli indici da 13 a 16 conterranno le coordinate X, Y e Z della quarta faccia. Quinta faccia, sesta faccia. Abbiamo tutte e 6 le facce con le coordinate dei vertici memorizzate dentro questa tabella a indici diversi. Saltiamo per il momento l'area delle function e andiamo direttamente alla creazione della scena. Le primissime righe le saltiamo a piedi pari poiché si occupano della creazione dei pulsanti che ci permetteranno di interagire con il cubo. Ognuno avrà i suoi eventi di tipo tap e le sue funzioni, e sono cose che sappiamo già. Allora, qui abbiamo la creazione delle facce praticamente del cubo. Un for itera 6 volte, tante quante sono le facce di un cubo, attraverso il vettore squares, e lo riempie di altrettanti oggetti di tipo ImageRect con un'immagine che io ho chiamato 3D.png, che è quella che vedi su ogni faccia del cubo, che ho disegnato io e che fa da texture alle facce del nostro cubo. Applica pure un tuo file PNG quadrato o di qualsiasi forma, tanto il Solar 2D lo adatterà alle dimensioni che gli dai qui. Qui praticamente 2 pixel per 2 pixel, e poi è la larghezza del lato del cubo che lo distorce fino a riempire la misura giusta. Andando leggermente avanti, queste sono le righe di debug, che se debug mode non è attivato come true non funzionano, in questo momento non funzionerebbero. Poi abbiamo la function drawSquare, che viene lanciata una sola volta e visualizza il nostro cubo alla prima esecuzione del programma, e questa drawSquare verrà lanciata anche nel programma che si occupa proprio di visualizzare il cubo ad ogni rotazione. E poi abbiamo qui l'inserimento degli oggetti nella scena scene group. Come vedi qui all'inizio, le 6 facce vengono inserite in un certo ordine e rimarrebbe questo l'ordine. Se noi non provvedessimo a cambiarlo in tempo reale secondo le nostre necessità, l'ultimo square inserito sarebbe quello in primo piano, anche se dai calcoli trigonometrici risultasse il più lontano, paradossalmente, no? Questo disturberebbe non di poco l'efficacia del nostro codice e anche la nostra comprensione di come si sta muovendo il cubo, ed è per questo che io ho inserito le debug lines, perché all'inizio non riuscivo neanche a capire quale fosse la prima faccia rispetto all'ultima. Più sotto abbiamo la funzione update. La funzione update, che ho cercato di inquadrare completamente, troviamo la logica di trasformazione delle nostre coordinate, e tra pochissimo ci ritorniamo. Guarda, scendo appena sotto e poi torno subito a update. In fondo c'è la solita aggiunta di eventi a runtime che chiama la funzione update a ogni fotogramma, e qui abbiamo l'aggiunta di eventi tap ai vari pulsanti che trovi a schermo, e in fondo ci sono le solite funzioni di scena
che non ci interessano oggi. Ok, torniamo su. Funzione update. Che cosa facciamo qui dentro? La funzione update itera dentro tutti i vertici della figura. MaxObjects, ti ricordi, conteneva 24, che è il numero di vertici in tutta la figura. Se sta cambiando l'asse alfa, stiamo ruotando sull'asse X e Y e andiamo a ricalcolare la X e la Y attraverso le function compute new X e compute new Y e riassegnando i valori appena calcolati dentro i vettori che memorizzano queste variabili. Se invece sta cambiando l'angolo beta, allora stiamo ruotando sull'asse XZ, e fa anche rima, e quindi andiamo a ricalcolare le X e le Z. Nota che usiamo le stesse funzioni di prima. Perché questo? Perché immaginando il piano XZ visto su uno schermo che sta raffigurando una vista dall'alto, perché XZ è la vista dall'alto, l'asse X rimane sempre lo stesso, no? Cioè sull'orizzontale dello schermo, mentre l'asse Z prende il posto dell'asse Y, quindi lo vedresti in verticale. Quindi sfrutto la funzione compute new Y per trasformare le Z, poi però aggiorno il vettore Z in modo che effettivamente io ho trasformato la Z e non una Y. Va bene? Se sta cambiando l'angolo gamma, stiamo ruotando sul piano ZY, anche in questo caso immaginiamo questo piano visualizzato su uno schermo che sta raffigurando una vista laterale, perché per vedere ZY tu stai guardando l'oggetto di lato. L'asse Z prende il posto dell'asse X, perché è quello che vedi sull'asse orizzontale, mentre l'asse Y rimane se stesso in verticale, e poi anche qui aggiorno i vettori giusti. La booleana isDrawable che trovi dentro questi if impone che il cubo non venga disegnato sempre, ma solo se almeno uno degli assi sta ruotando. Infatti viene impostata true solamente se uno degli assi ruota, altrimenti è default false qua sopra. E praticamente perché ho fatto così? Ho fatto così per risparmiare un po' di potenza di calcolo nel caso magari avessimo molti più poligoni in giro per il nostro display. Evitiamo di stare sempre a calcolare seno e coseno, che sono tra le funzioni più impegnative per un processore. Scorriamo un po' più in alto, saltando un po' di funzioni, per andare a vedere le funzioni di trasformazione. Come puoi vedere, le due funzioni di trasformazione sono identiche a quelle che abbiamo visto nell'animazione grafica di qualche minuto fa. Sopra di esse ho messo un riepilogo dell'argomento, quello che abbiamo spiegato nella grafica di poco fa, non c'è niente da aggiungere. E eccoli qui, cosa fanno queste funzioni? Ricevono la vecchia X, la vecchia Y e l'angolo di cui è ruotata il poligono e calcolano una nuova X con quella formula che abbiamo visto poco fa e la restituiscono. Analogamente compute new Y riceve una vecchia X, una vecchia Y e un angolo e trasforma la nuova Y in base alle funzioni che abbiamo visto poco fa, passando altri valori, trasforma altri assi, come hai visto nel metodo update. Andando poco sopra questa funzione, abbiamo la funzione drawSquare. DrawSquare lancia 6 volte a square at once, passando due parametri, un numero da 1 a 6, che è relativo alla faccia da disegnare, e un altro numero che rappresenta l'indice del primo vertice di quella faccia memorizzato nei vettori object x, object y e object z, come abbiamo visto nella parte alta del programma. Infatti nei vettori che contengono le coordinate di tutti i punti, la faccia 1 occupa gli indici dei vettori da 1 a 4, la faccia 2 da 5 a 6, da 3 a 9, da 3 e così via. E quindi guardiamo un po' più nel dettaglio a square at once, che sta subito sopra la funzione. A square at once riceve index e start index. Index compare tra quadre come indice nel vettore di oggetti squares e quindi indicizza le facce, mentre start index compare come indice nei vettori object x e object y per indicizzare le coordinate x e y della faccia che si sta andando a distorcere.
la faccia viene distorta modificando le proprietà x1 e y1 o x2 e y2 a seconda del vertice e attraverso il metodo path, che è questo qui. Le variabili half w e half h, che stanno a sommarsi prima di tutto questo popò di roba, sono lì per dire all'oggetto dove è l'origine degli assi del nostro sistema 3D. Contenendo half w e half h il valore x e y del centro dello schermo, il nostro sistema 3D ha l'origine al centro dello schermo. Per spostare il cubo a destra, a sinistra o in alto o in basso non devi andare a aggiungere valori a questo qui, ma devi andare a modificare le coordinate del cubo. Spostare questo significa solamente spostare l'origine del nostro sistema 3D e non al centro dello schermo, ma un po' più a destra, un po' più a sinistra, un po' più in alto, un po' più in basso, e l'effetto visivo non è dei più gradevoli perché sembra di stare spostati rispetto al mondo. Provalo una volta se vuoi. All'indice start index viene sommato un numero da 0 a 3, che è questo qui. 1, 2 e 3. In quanto il primo indice utile è proprio start index, cioè start index più 0, mentre l'ultimo indice utile per la stessa faccia è start index più 3. Cioè prendiamo per esempio la faccia in esame 2, come abbiamo visto poco fa, questa funzione verrebbero passati index, eccolo qua sotto, no? Se passi la faccia 2, lo start index che viene passato è 5. Infatti gli spigoli della faccia 2 stanno in 5 più 0, che è 5, 5 più 1 che è 6, 5 più 2 che è 7 e 5 più 3 che è 8. La prossima ha l'indice di partenza 9, quindi fino a 8 erano occupati dalla faccia 5 e invece il prossimo sarebbe 9, 10, 11 e 12 e così via per tutte le facce che possono essere passate. Come avrai di certo notato, in questa function ci sono sia le coordinate x dell'oggetto sia le coordinate y dell'oggetto memorizzate in object x e in object y. Manca object z perché la z è virtuale, come abbiamo detto, e non influisce sulle posizioni x e y delle facce a video, ma ne determina solamente il modo in cui vengono visualizzate. Tu adesso non la vedi perché io l'ho rimossa mentre non mi vedevi per creare un po' di suspense. Infatti, in questo modo, il cubo che verrà visualizzato non verrà visualizzato in 3D prospettico, ma in 3D isometrico. Ti faccio vedere. È attivo anche il debug mode, così vedi a che cosa mi è servito. Salviamo. Se adesso ruotiamo il nostro cubo, non vedi l'effetto prospettiva. Il nostro cubo è un cubo rappresentato in 3D isometrico, cioè non c'è l'effetto di profondità praticamente, non c'è l'effetto della prospettiva. E questo perché bisogna aggiungere delle linee e le aggiungeremo insieme io e te adesso. Per avere un effetto di prospettiva è necessario aggiungere una variabile che chiameremo z factor, che va a smorzare o ad accentuare l'effetto prospettico, e la creiamo qui e le diamo un valore di 700, direi. Poi vedremo un attimino, diciamo che se z factor è molto alto, l'effetto prospettiva tende a sparire come hai visto poco fa, mentre con valori molto bassi si accentua tantissimo, tipo come se guardassimo la scena attraverso una lente, ma sotto 300 dà risultati grafici bizzarri e io credo che abbia a che fare con le dimensioni del lato che abbiamo dato. Più piccolo è il lato e più puoi permetterti valori bassi. Diciamo che da 700 a 1000 dà risultati decenti, noi lasciamo 700. Alle nostre righe bisogna aggiungere una divisione. Allora, dividiamo le coordinate, aggiungiamo una parentesi qui, distance, la distance resta così invariata. Qui mettiamo object z, che cosa stiamo passando? Start index,
più 0 per la prima z, diviso z factor. Questo per andare a ridurre un po' l'impatto della nostra z sul nostro cubo. Allora adesso, invece che stare a riscrivere tutto, me lo copio e me lo incollo. Qui. 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 E bisogna cambiare gli indici degli altri lati. Guarda che cosa carina che permette di fare lo Zero Brain Studio. Ne evidenzi due e te li cambia entrambi, eh? Carino. 2, 3. Ok, aggiunto questo, andiamo a togliere il nostro debug mode. Salviamo. Rilanciamo il programma. E adesso abbiamo il nostro effetto prospettico, che permette di incrementare la velocità di rotazione del nostro cubo, fermare un solo asse, aggiungere una rotazione variabile solamente a quell'asse. Calarne la velocità. Carino, no? Molto bello. Tornando alla nostra funzione, all'ultima riga, la posizione index del vettore average z, inseriamo il valore che la funzione evaluate z restituisce. La vediamo adesso. Sta appena sopra. Evaluate z riceve due parametri, un indice di partenza e un indice di arrivo. Itera tra le z di una faccia, ne somma i valori e restituisce la somma diviso 4. Praticamente che fa? Fa la media delle z, degli spigoli di una faccia, e questa media dice a quale z si trova il centro della faccia. La somma degli spigoli diviso 4 ti dice dove sta la z del centro tra gli spigoli, giusto? Per determinare quale faccia sta davanti o dietro a un'altra, io andrò a confrontare le z medie, e cioè le z dei centri delle facce, e andrò ad agire attraverso la prossima funzione, che si chiama Hide or Show. Viene chiamata nella funzione che abbiamo visto sotto, che è drawSquare. Non riceve parametri. All'inizio c'è una nota che ho scritto io e la leggiamo insieme. In una proiezione 3D vengono visualizzati da 1 a 3 facce di un cubo a seconda del caso. Ordinare i lati in base alla loro distanza dall'osservatore e reinserirli nella scena dal più lontano al più vicino fa vedere solo quelli giusti in primo piano. Un'alternativa avrebbe potuto essere settare Is Visible While False per i 3 più lontani e ovviamente Is Visible While True per quelli più vicini, ma ciò avrebbe comportato l'aggiunta di un if che ho preferito evitare per una questione di sempre di velocità di calcolo. Non che qui stiamo muovendo 10 milioni di poligoni alla volta, però comunque sia, diciamo che andrebbe organizzata da prima la leggerezza di un programma. Cosa fa la funzione? Fai attenzione adesso, è importante. Creo una tabella z e riempio le sue due colonne, la prima con l'indice i e la seconda con i dati della tabella average z. Va bene? Poi con la funzione sort delle tabelle ordino la tabella z con gli elementi dal più grande al più piccolo, ma prendo in esame solo la sua seconda colonna, vedi che c'è il 2 qui. Qui alla funzione sort può essere passata una sottofunzione. Praticamente restituisce dal più grande al più piccolo. Per default qui dentro c'è dal più piccolo al più grande in realtà. Così forziamo di ordinare dal più grande al più piccolo, perché a noi interessa l'oggetto che sta più lontano alla z più grande, giusto? E l'oggetto che sta più vicino alla z più piccola. Ma perché ho fatto questo? Al tempo stesso ordina anche la colonna 1, giusto? Però la colonna 1 la ordina in funzione della colonna 2, a me interessa l'oggetto che sta più dietro. Pensaci bene, io avrei potuto ordinare le z in base alla distanza e va bene. La tabella average z esisteva già ed era piena di valori giusti, ma questa sequenza di z messa in ordine doveva portarsi dietro anche, in qualche modo, la sequenza giusta dell'indice delle facce. Se avessi ordinato il vettore average z, avrei avuto sì le z in ordine,
ma gli indici del vettore sarebbero comunque rimasti una serie di numeri da 1 a 6 in ordine crescente. Si è accesa la lampadina? A questo punto cosa rappresenta la prima colonna della matrice Z? E questo è importante. Rappresenta l'ordine in cui le facce devono essere reinserite nella scena per far sì che quella con la Z più vicina all'osservatore sia in primo piano. Praticamente non troverò più le facce in sequenza 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma le troverò in sequenza 1, 4, 3, 6, 5, 2, magari, perché la funzione trigonometrica le riordinate così. E nella prima colonna della tabella trovo proprio gli indici in questo ordine. A questo punto io che cosa faccio? Chiamerò la funzione resetZorder che reinserirà gli oggetti nella scena in base a quell'ordine, all'ordine degli indici ordinati in base alla distanza. Non mi sono inventato nulla, no? La tecnica di valutare la Z per stabilire in grafica 3D cosa renderizzare e cosa non renderizzare è usata da molto tempo, però la sua implementazione non è né semplice né scontata. Pensa ad esempio se tu dovessi rappresentare una casa dietro la quale c'è un campanile. Il campanile alla Z più lontana, ma non è sufficiente per dire che non va disegnato, perché comunque sia la sua parte più alta non è coperta dalla casa, quindi non basta dire che l'oggetto sia più lontano. Ci vorrebbero una serie di controlli aggiuntivi per valutare anche le X o le Y degli oggetti dietro, se sporgono rispetto alle X e le Y di quelli davanti. Non l'ho affrontato nemmeno perché me lo immaginavo complesso e lento in termini di elaborazione, e allora ho cercato subito un altro metodo. Questo fa più al caso nostro, secondo me, anche perché noi non stiamo renderizzando su schermo un'immagine punto per punto. A Solar 2D ho detto di disegnare dei quadrati. O li disegna o non li disegna, non può disegnarne metà. Quindi questa soluzione è perfetta per me. Magari tu cerca la tua. La funzione termina con la chiamata, come dicevamo, di resetZorder, che è appena qua sopra, la quale riceve un oggetto, però riceve un oggetto iterando dentro un for, quindi viene chiamata più volte, viene chiamata per la precisione 6 volte ovviamente. E le facce sono indicizzate dall'indice che si trova memorizzato nella prima colonna della tabella Z, come abbiamo visto, che poi alla fine è quella la soluzione innovativa che ho intrapreso io. E niente, andiamo a vedere la funzione resetZorder, ma non fa altro che prendere l'oggetto che gli viene passato, cercare il suo parent, che non è altro che syngroup, e reinserire di nuovo l'oggetto dentro il suo parent e ritrovarle inserite nell'ordine di visualizzazione corretto. E niente, il programma è finito. Proviamo diversi valori di Z factor. Se metto un valore molto basso, tipo 300, la prospettiva del nostro cubo è molto enfatizzata, diciamo come se fossimo molto vicini all'oggetto che sta ruotando, ma veramente molto vicini, cioè con l'occhio quasi attaccato allo spigolo. Fai una prova con un cubo vero, per avere una distorsione così grande devi stare molto vicino all'oggetto. Oppure possiamo mettere una Z molto più grande, proviamo per esempio 3000, salvare e testarlo e avere un effetto molto più piatto, come se l'oggetto fosse veramente molto lontano da noi. E questo è comunque sia, diciamo, andiamo a simulare le lenti di una eventuale telecamera che sta andando a riprendere una scena in 3D. Niente, il programma è finito, io spero che ti sia piaciuto, a me ha divertito molto. Non so se si trova qualcosa di simile in giro, fammelo sapere magari. Quindi niente, ci vediamo al prossimo tutorial, fammi sapere se hai domande, se hai bisogno di sapere qualcosa. Comunque sia, ti ricordo che trovi il codice sorgente di questo nostro tutorial, lo trovi al sito che trovi nel link sottostante al video stesso. E quindi ti saluto, ci vediamo al prossimo video e grazie per avermi seguito come sempre. Ciao!